Oggi l'ultima giornata della 19ª edizione della mostra Artigianato e Palazzo, qui al Giardino Corsini, la mostra internazionale dell'artigianato. Ha riunito nei giorni precedenti moltissimi visitatori giunti per conoscere i segreti degli antichi mestieri e ammirare gli splendidi manufatti degli 80 maestri artigiani presenti. 4 giorni invece di 3 dell'edizione precedente, 2 aperture serali straordinarie e numerosi laboratori, con visite guidate al giardino. Ci raccontate un po' di cosa vi occupate? Sì, allora questi sono tutti orecchini fatti con pizzi antichi, si parte dalla fine dell'Ottocento fino ai ricami degli anni 40-50, sono preziosissimi, li cerchiamo da collezionisti, in fiere antiquarie, comunque da persone specializzate, e li inamidiamo con acqua e zucchero e poi li coloriamo alcuni con polveri minerali da restauro, quindi è tutto naturale, cerchiamo di realizzare oggetti anche nel rispetto proprio dell'ambiente, quindi senza utilizzare materiali chimici. Io sono un tornitore, faccio penne, penne in legno, penne in corni di animali, penne in pannocchie di mais, pigne di pino. Tutti i materiali? Tutti i materiali, sperimentazione anche molto. Allora, io mi occupo di macramè. Questo è tutto macramè, che è un'antichissima tecnica di esecuzione di pizzi e trine, merletti, però io l'ho tolto dalla tradizione perché era relegato un po' al decoro degli asciugamani, del corredo della casa. E ho fatto complementi d'arredo e bijou, un po' spropositati. Come è andata questa edizione di Artigianato a Palazzo? Molto bene, per me molto bene. A parte il tempo che è stato inclemente, ma comunque io sono abbastanza contento, ecco, della risposta del pubblico. Allora, la manifestazione di Artigianato e Palazzo è andata molto bene, i nostri prodotti vedo che piacciono molto alle signore ma anche alle ragazze giovani, diciamo un prodotto abbastanza trasversale. E siamo contente, un po' i primi 2 giorni c'è stato un po' di sfortuna con il meteo, però ci siamo riprese nel finale.